Quali sono i problemi più grossi che i ragazzi oggi registrano e che voi percepite? Ma senza dubbio la situazione è molto preoccupante. Ci siamo resi conto che anche nelle scuole dei quartieri i quartieri più benestanti, non le borgate, l'80% dei ragazzi, quando tu gli racconti la tua storia a cuore aperto e loro si sentono liberi di togliersi le maschere e di raccontarti la loro storia, vivono situazioni di grave disagio, dall'abuso di sostanze stupefacenti, che magari se non è l'eroina sono le nuove droghe, che però sono più pericolose ancora, certo, perché ti bruciano proprio i neuroni, e abuso di alcol, anoressia, bulimia, abusi nella sessualità, la sessodipendenza non se ne vuole quasi parlare perché ormai è diventata una cosa normale, se su se getta. Poi c'è un grandissimo problema di solitudine, cioè siamo nella società di comunicazione, ma in realtà la società della comunicazione è diventata della non comunicazione. Tu hai 3.000 amici su Facebook, hai questi rapporti virtuali, ma poi quando devi avere un amico vero ti ritrovi solo. Secondo te qual è il punto da cui bisogna ripartire per dare una soluzione a queste problematiche? Il punto da cui bisogna ripartire è sicuramente la famiglia, che è la cellula, proprio la cellula naturale della società, no? Per cui se si scardina quella è come se tutta la società avesse un tumore. Non per niente Papa Francesco sta facendo un sinodo della famiglia che credo sia volto a farci riscoprire la bellezza, la grandezza, la sacralità di questa vocazione meravigliosa che è la famiglia, che sarebbe la chiamata a vivere l'icona della famiglia di Nazareth, della vita del cielo sulla terra. Non per niente da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, adesso Papa Francesco, ci stanno continuando a invitare a riscoprire il cuore della meravigliosa notizia e a testimoniarla, perché se ci perdiamo quelle verità lì, quando l'uomo si illude di poter esiliare Dio, la società, e lo dimostra la storia, diventa un inferno. Nell'esperienza